sarà vincente ed elencava due o tre cose. Tra le altre cose elencava il fatto che deve tagliare le estreme. Cioè questa scommessa sarà vincente per il bene comune, perché ormai il bene comune secondo me deve andare a verificare. Ecco, tornando al concetto di destra e sinistra, occupazione dello spazio, questo ragionamento non va proprio nel superamento del concetto destra e sinistra, mettiamo un contenitore in cui sia destra che sinistra si riconoscono e così, tra le altre cose, togliamo il pluralismo che ne va della democrazia. Devo chiedere al professore se non ritiene che in base ai presupposti, di carattere storico, antropologico, elegantemente orientato, documentazione che quando tra l'Homo sapiens e l'Intens, che di fatto è l'affermazione però di una parte. Scomparsa di questo criterio di ordinamento spaziale che lei prima sosteneva essere stato anche per lei una stella polare di orientamento, in questa perdita di criterio di organizzazione dello spazio condiviso non ci sia in primis la responsabilità della parte soccombente in questo spazio, la quale ha ovviamente non rielaborato fino a questo punto il nuovo spazio di affermazione di quanto rimane in campo per l'esercizio di un minimo di eguaglianza di carattere materiale, giuridica e quant'altro, per esempio sfruttando gli elementi di novità di una tecnologia della comunicazione che sembrano oggi dover essere patite e subite integralmente soltanto nel campo finanziario, senza pensare che alcuni elementi di solidarietà per esempio potrebbero passare attraverso un boicottaggio internazionale di alcuni prodotti, quindi riabbassando forse da un certo punto di vista il profilo della politica, ma riempiendo alcuni spazi e rielaborando alcuni concetti della tradizione solidaristica che appartengono alla sinistra con nuovi contenuti. Non so se è stata chiara. No, poi continuiamo, ma se no poi perdo il filo. Partirei da quest'ultimo intervento con cui concordo. La crisi attuale della contrapposizione destra-sinistra è vero, parte dalla crisi della sinistra, ma perché? Perché la divisione dello spazio politico moderno in destra e sinistra nasce con la nascita di una sinistra. È la nascita di una sinistra politica, l'elemento che produce quella rivoluzione copernicana dello spazio di cui ho parlato prima, cioè la fine dello spazio dell'ancien régime, dello spazio verticale, la nascita di uno spazio orizzontale. E la divisione dello spazio in due identità, destra e sinistra. La destra esisteva, la destra era identificata con l'ancien régime, la destra era identificata con la struttura gerarchica della società tardo-feudale e poi del primo stato nazionale ancora, dell'assolutismo, diciamo. Incomincia ad aver senso distinguere lo spazio con questo criterio geografico, diciamo, con questi due punti cardinali, destra e sinistra, nel momento in cui nasce una forza che non si riconosce nello stato di cose presente, che intende trasformarlo e che mette in movimento il meccanismo. L'implosione della sinistra tardo-moderna che mette in crisi la struttura diadica dello spazio. Trascina poi anche in questa crisi la destra, è difficile definire coi criteri tradizionali anche questa destra, che ha fatto per alcuni anni del cambiamento e del nuovo la propria bandiera, no? Una sorta di scambio delle parti con la sinistra a difendere le conquiste della seconda metà del secolo è una destra arrembante che in nome dell'innovazione tecnica e sociale voleva far piazza pulita di tutte quelle conquiste.
E quindi né la sinistra tardo novecentesca né la destra erano più riconoscibili con i criteri tradizionali, ma soprattutto perché la sinistra tardo novecentesca non ha saputo rianimare le proprie ragioni di essere in rapporto con le trasformazioni, non ha saputo per esempio affrontare la dimensione globale, allineata con il neoconservatorismo e poi col neoliberismo Reagan thatcheriano, facendoli propri tardivamente, ha partecipato alle guerre che sono state, cioè, soprattutto non ha rinnovato il proprio apparato culturale misurandosi con le nuove sfide, e quindi è implosa per certi versi, trascinando in questa crisi la struttura diadica del discorso politico, la capacità di continuare a ragionare su questi due termini. Sull'intelletto, che mi sento molto consenziente, direi che la questione dell'intellettuale che dovrebbe essere in grado, ragionando in termini orizzontali, di spiegare le cose a chiunque, e i processi di crisi della politica che abbiamo descritto, c'è un rapporto molto stretto. Cioè, noi abbiamo assistito da alcuni decenni a questa parte, ma in modo molto esplicito negli anni 90 e poi adesso, a un'inversione di tendenza del corso storico. Cioè, possiamo dire che fino agli anni 70 sembrava che l'eguaglianza fosse un destino, cioè che il senso, la direzione delle cose spingesse nella direzione di una sempre maggiore eguaglianza. Anche per coloro che mal la sopportavano, che dovevano comunque adeguarsi a una democrazia con un suffragio pienamente universale, addirittura il movimento degli studenti, poi il movimento delle donne, spingevano tutti come se in qualche modo l'eguaglianza fosse un destino, fosse la direzione della storia ci portasse all'eguaglianza. Se noi guardiamo gli ultimi decenni invece in modo disincantato, senza fermarci alle parole e ai proclami, e andando a vedere come gli assetti di potere si sono effettivamente ridefiniti, noi scopriamo con orrore che siamo entrati in un lungo ciclo oligarchico, no? Nel quale le società, invece di accorciarsi, come si può prevedere lungo un percorso di progressivo eguagliamento, le nostre società si stanno allungando e hanno incominciato ad allungarsi enormemente, sia le società all'interno di quel che resta degli stati nazionali, sia il mondo. No? La globalizzazione intanto ha rivelato un mondo con delle differenze abissali, se ne parlava prima, che dovrebbero giustificare in modo feroce la distinzione destra-sinistra. Se non lo fanno è solo perché non c'è nessuna forza, nessun soggetto politico in grado di farsi carico di questo scandalo e di cercarne le soluzioni, ma tutti quanti lo accettano. È la crisi della sinistra, non è che il nostro mondo ha realizzato una parte di quel progetto e quindi l'ha reso inutilizzabile perché realizzato. Le diseguaglianze sono esplose, ma nessuno se ne fa carico. Mancano i soggetti politici, possono resistere degli individui che se ne indignano, continuano ad esistere. Nell'antropologia contemporanea c'è chi, di fronte allo scandalo della mortalità infantile del terzo mondo, o di fronte al livello medio di vita nei campi rom italiani, prova un senso di repulsione, di rivolta, lo stesso che provava Bobbio all'inizio del secolo di fronte ai contadini. Questi continueranno a esistere sempre, un'antropologia di sinistra
Così come di fronte agli stessi fenomeni ci sarà chi invece se ne compiace, chi vive invece come una dimostrazione della propria superiorità, dell'esistenza, l'esistenza dei poveri che è la prova provata della superiorità invece di chi ha fatto fortuna, e così via, e che è l'antropologia di destra, che c'è, chi si identifica col superuomo di Nietzsche, c'è, non prova scandalo di fronte alla diseguaglianza, ma invece piacere. Questo resterà. Quello che è venuto meno è che chi prova scandalo riesce a organizzarsi collettivamente per trasformare le cose, cioè per fare politica. È venuta meno non la ragione della distinzione, ma i soggetti che possono trasformarla in atto, questa contraddizione. Le nostre società si sono allungate enormemente, si sono allungate all'esterno, dicevo, si sono allungate all'interno, hanno prodotto nuove oligarchie, che non sono solo oligarchie del denaro, o industriali o finanziarie, e ci sono e sono spaventose, ma sono anche oligarchie del potere e del sapere. Si è spezzato, da una parte, per quanto riguarda le oligarchie del potere, un meccanismo fondamentale della dinamica democratica, che è il principio di rappresentanza. Era quell'elemento che teneva in qualche modo legati i governanti e i governati. L'idea della democrazia diretta era stata superata da tempo, c'eravamo fatti una ragione in qualche modo del fatto che non fosse praticabile l'autogoverno delle masse, ma almeno restava l'idea di un ristretto gruppo di governanti legati da un vincolo di mandato ai governati, e quindi da un principio di responsabilità. Era un meccanismo complicatissimo, quello lì nel libro dedico pagine abbastanza contorte. Dentro il principio moderno di rappresentanza ci stanno in realtà due concetti molto diversi: un concetto giuridico di mandato, per cui il rappresentante è colui che rappresenta chi non può essere presente in un luogo sulla base di una procura, è un concetto quasi giuridico, no? Io delego il tale a stare in Parlamento per conto mio, che non posso starci per tante ragioni, ma è un mio procuratore colui, e quindi il concetto giuridico di rappresentanza. E poi ci sta un'altra idea della rappresentazione, che non è giuridica, che è liturgica ed estetica. La rappresentazione è la capacità di rendere visibile ciò che è invisibile, di dare forma a ciò che forma non ha. Infatti si rappresenta un testo, per esempio, in teatro si rappresenta un testo, si mette in scena un qualcosa che invece sta scritto su un foglio, in un dipinto si rappresenta una natura morta, oppure si rappresenta Dio, che è invisibile per definizione. Ecco, questa è l'idea di rappresentazione, che ha sempre marciato insieme nel concetto moderno di rappresentanza. In Parlamento i parlamentari erano dei delegati del popolo, legati da un vincolo di mandato, e nello stesso tempo rappresentavano l'unità del popolo, rappresentazione, mescolati insieme questi due aspetti. Oggi, con quel sconvolgimento spaventoso dello spazio di cui parlavo prima, il nesso giuridico tra rappresentanti e rappresentati si spezza. I rappresentanti diventano, come dire, si sollevano per aria e navigano in un iperspazio che non è più quello nel quale vivono i loro rappresentati. Rispondono a istanze diverse, rispondono ai loro pari grado della coalizione, rispondono ai membri dell'alleanza in cui sono inseriti, rispondono agli altri governi dell'Unione Europea per quanto riguarda il nostro paese, rispondono al Fondo Monetario Internazionale, rispondono alla Banca Mondiale, e così via e così via. C'è un iperuranio nel quale si stabiliscono i rapporti orizzontali di responsabilità e si spezzano i rapporti verticali di responsabilità con i rappresentati. Quello che rimane è la rappresentazione, e si muovono invece su uno scenario di rappresentazione del potere, no?
E allora Spello, il palcoscenico azzurro, eccetera. Quella è la rappresentazione del potere, non c'entra niente con la rappresentanza. Ma guarda, non si salva mica nessuno, anche l'assemblea operaia davanti alla ThyssenKrupp risponde un po' a questo evento simbolico, a questa rappresentazione simbolica nella quale appunto conta l'immagine e il rapporto. La rappresentazione più che la rappresentanza, che poi quegli operai in carne ed ossa possano contare nelle politiche, ce ne passa, insomma, possono far da sfondo, ma e diventare protagonisti è ben diverso. Quindi si creano delle oligarchie del potere, ma anche delle oligarchie del sapere. Quando tu dicevi gli intellettuali cosa fanno? Gli intellettuali, da una parte, in un mondo così complesso, diventano indispensabili per stabilire qual è la verità. Qual è la verità dell'effetto serra? È fuori dalla nostra esperienza concreta, no? Qual è la verità sul buco dell'ozono? Sono responsabili i gas oppure no? La temperatura del pianeta sale per effetto dei misfatti umani oppure c'è dietro un aspetto le eruzioni del sole? Io sono convinto che sale per i fatti umani, ma non sono cose che ognuno può risolvere sulla base della sua esperienza vissuta. Ha bisogno della mediazione di un sapere, di un sapiente, di un tecnico del sapere, di cui però tu ignori a chi sia legato. Lavora per l'industria petrolifera, lavora per invece quelli che vogliono salvare l'umanità, lavora per i produttori, quelli che stanno già preparando i motori all'idrogeno. A chi risponde l'intellettuale mediatore che diventa sempre più necessario per capire la complessità del mondo? Appunto, no? O organizzano la guerra contro l'Iran in nome della democrazia, viviamo dentro un labirinto di argomentazioni rispetto alle quali la nostra esperienza quotidiana, che era per esempio l'esperienza del movimento operaio, che sperimentava lo sfruttamento sulla propria pelle ed era in grado di capire perfettamente quello che Marx scriveva nel primo libro del Capitale, quando parlava del plusvalore e del plus lavoro, perché il plus lavoro lo faceva. Oggi nel mondo complesso della globalizzazione difficilmente tu riesci a farti un'idea del mondo senza la mediazione di un sapere tecnico, e nello stesso tempo non sai se questo sapere tecnico è onesto o disonesto, mettiamolo in questi termini, no? E questo la contraddizione nella quale noi ci stiamo avvolgendo. E su questo si inserisce l'altro discorso, cioè cosa è avvenuto questa compressione al centro e questa ipotesi di sfoltimento delle ali. A cosa risponde? Se io devo dire spassionatamente, questa è un'opinione mia, risponde alla fine della politica. Cioè, questa convergenza verso il centro dei grandi pilastri del nostro paese esprime la rinuncia della politica a intervenire sul mondo modificandolo. La politica entra in crisi quando si arrende allo stato di cose esistenti. La nobiltà della politica è un progetto umano di trasformazione del mondo, poi può essere di destra, può essere di sinistra. Noi stiamo assistendo invece a una politica che galleggia sull'esistente, e l'esistente è costituito da poteri prepolitici o postpolitici o transnazionali. Sono dei poteri sui quali si rinuncia a intervenire e ci si organizza per svolgere un ruolo ancillare in qualche modo. Da questo punto di vista non c'è una grande differenza tra il centro della sinistra e il centro della destra, quelli che intendono tagliare le ali, e le ali sono in fondo quello che resiste allo stato di cose presente,
sia pur senza un progetto, sia pur con difficoltà e così via. Se devo dire, quello che sta succedendo è la resa della politica allo stato di cose esistenti, che in un paese come l'Italia diventa tanto più inquietante, perché è un paese che si arrende ai propri vizi, diciamolo sinceramente, è un paese che si arrende ai propri peggiori vizi. Nel momento in cui la Casa delle Libertà e il PD si riconoscono a vicenda e si invitano a vicenda a votarsi in qualche modo, lasciando intravedere una possibile alleanza futura, è la resa di questo paese a se stesso nei suoi vizi più profondi. No, io credo che, lo spazio politico sia stato già ridisegnato da quei movimenti, da quei processi, che lo spazio sociale globale sia lo spazio che è stato prodotto dai flussi finanziari, dai grandi poteri finanziari, dai brokers, dai soggetti che riescono a starci dentro e così via. Quando dico che non viviamo più in uno spazio pubblico, cioè prodotto con mezzi pubblici, ma che viviamo in uno spazio privatizzato, perché prodotto con mezzi privati, intendo questo. Diciamo che si era aperta una finestra tra la fine degli anni 90 e l'inizio di questo secolo. Si era aperta una finestra da Seattle a Genova, tanto per intenderci, che sono poi 3 anni, dal 99 al 2001. Era sembrato che dentro questo spazio ridefinito e globale si andasse condensando un soggetto inedito politicamente, perché è un soggetto plurimo, polifonico, poliglotta, che parlava un'infinità di, ma capace di muoversi al livello della sfida. L'11 settembre 2001 ha segnato una cesura per certi versi, è stato un ritorno brutale della logica della violenza, e potrebbe apparire, come dire, della logica della parte selvaggia della politica dentro questo spazio, la indisponibilità dei quadri politici nazionali, praticamente tutti, ad accogliere le istanze di quel movimento, perché così è stato in modo clamoroso in Italia, ma così è stato in Francia, dove il movimento è stato sempre debolissimo, così è stato in Germania, però anche dove la logica della nuova grossa coalizione ha tagliato la possibilità di una comunicazione tra nuovi movimenti e quadro politico. Così è stato in parte, l'America Latina fa un po' eccezione, perché in America Latina c'è stato un ritorno prepotente di alcuni stati, Chavez, Lula, eccetera, che sembravano in qualche modo opporsi al processo di globalizzazione, però dentro le chiavi della vecchia politica, e infatti non sono degli esempi entusiasmanti di resistenza. Quel movimento che aveva raggiunto la massima estensione all'inizio della guerra dell'attacco contro l'Iraq, 110 milioni di persone, eccetera, è stato però espulso dall'arena delle forze politiche tradizionali ed è ripiegato su se stesso. Io spero che possa riemergere, ma finché l'immagine della politica rimane quella del paradigma dei moderni, e non si crea un'innovazione radicale su quel terreno lì, non credo che sia un'alternativa credibile. Grazie. Sono altri? Quindi questa innovazione appunto della politica, come si deve muovere? Cioè, come diceva adesso,
concetto, cioè che cosa, come si esce da questo concetto? Non si esce appunto da fatto per esempio le troni dicendo che il partito è nuovo, rimescolando semplicemente le carte o come... No, una ricetta non c'è, io devo dire ho investito molte speranze su questa galassia di realtà che erano in parte realtà territoriali e in parte realtà ideali globali, erano davvero la messa in pratica di quel termine orrendo che comunque è abbastanza significativo, di glocalismo, era un movimento che era insieme locale e globale, che metteva insieme radicamento nel territorio e difesa del proprio territorio e valori universali che stabilivano rapporti di solidarietà in tutte le parti di questo nuovo spazio globale. Parlava un linguaggio nuovo quel movimento, appunto, ed era un linguaggio all'altezza della nuova dimensione della politica prodotta dalla globalizzazione. Ho l'impressione che la velocità con cui la vecchia politica si è ridefinita per contrapposizione a questo, forse per certi versi io l'avevo quantomeno sottovalutata. Immaginavo che ci sarebbe stato un periodo medio-lungo di interlocuzione tra i diversi livelli. Quello a cui assistiamo invece è una chiusura radicale del vecchio spazio politico in contrapposizione con questo. Anche solo venendo oggi qui ho sentito per 2 ore la radio, i messaggi che segnano l'inizio di questa campagna elettorale sono agghiaccianti e sono linguaggi e sono messaggi trasversali, che hanno come centro la Bocconi, il linguaggio bocconiano su tutto, sugli inceneritori, sulla TAV, sulle pensioni, hanno come protagonisti Brunetta e Tito Boeri, che sono i due consulenti delle due principali forze che dovrebbero confrontarsi, e che tutti quanti dichiarano guerra ai signori del no, a quelli che resistono alla TAV, agli inceneritori, all'uso mercificato del territorio, perché questo è la logica. E noi in Italia dovremmo prepararci nei prossimi anni ad assistere a un tentativo di terrazzamento di queste voci, rispetto alle quali il livello di coscienza culturale che questa realtà diffusa, reticolare, assunto è inadeguato. Io credo che, spero che ci sia un processo di rapido attrezzatura dal punto di vista culturale per resistere a questo, perché separatamente, senza un'idea, senza un'immagine del mondo, senza, io lo chiamo un nuovo paradigma, un modello di nuova politica che sappia anche produrre entusiasmo, che sappia anche parlare al cuore delle persone, insomma, che sappia comunicare dei valori etico-politici, diciamo. Quindi senza un salto di questo tipo, io temo che noi assisteremo a una chiusura su un livello di non politica, appunto, no? Su un trionfo non dell'antipolitica, ma della apolitica, che è la gestione dell'esistente lungo una deriva che però è negativa e per certi versi tendenzialmente catastrofica, perché continua a mercificare l'ambiente, continua a moltiplicare l'uso delle persone come merci, continua a mettere al primo posto il conto profitti e perdite, continua a valorizzare un'idea di sviluppo che ormai è solo lo sviluppo dei grandi titolari di potere. E questo è lo schema nel quale ci si muove, in cui le persone, i loro bisogni, le loro speranze di vita, le loro capacità e le loro ragioni scompaiono come scompaiono appunto i rappresentati di fronte ai rappresentanti, i quali hanno il monopolio della decisione e lo usano nei rapporti tra di loro. Sì, è sorprendente come in questi primi giorni di una campagna elettorale che immagino abbastanza
pesante, anche pesante dal punto di vista dei messaggi che poi saranno al centro di questa campagna, sembra che prevalga all'interno dei diversi schieramenti l'idea di una politica che sia solamente alleanze e che non sia contenuti e bisogni. Io sfido, diciamo, è un'iniziativa che farò, vorrò verificare quanto all'interno di questa campagna elettorale siano i bisogni di questo paese. Cioè, l'altro giorno è uscito il rapporto 2008 dell'Eurispes, dove emergono alcune contraddizioni profonde, alcune, secondo me, allarmanti caratteristiche che viviamo e contraddizioni di questo paese, il fatto che vi sia una non mobilità sociale e che la famiglia di origine determini ancora così fortemente le possibilità di un giovane di poter accedere agli studi universitari, di poter avere successo all'interno dell'università, di poter avere un lavoro diverso da quello del padre, piuttosto che queste nuove caratteristiche sociali come i working poor, cioè i lavoratori poveri, piuttosto che la povertà che sta divenendo un fenomeno di cui la politica non si interroga. Mi sorprende perché sono usciti anche i dati della Caritas e sempre dell'Istat che rappresentano un'Italia in cui 7 milioni di persone sono povere e vivono al di sotto della soglia di povertà. Mi piacerebbe vedere, è un esercizio che secondo me dobbiamo fare come cittadini che poi dovranno esprimere un voto indipendentemente da chi dobbiamo votare, quanto questi temi e quanto anche il tema della povertà sarà al centro della prossima campagna elettorale. Io volevo farle una domanda che è questa. Ricordo inoltre che vi è un'iniziativa di una proposta di legge popolare di cui stanno raccogliendo le firme, che si sostanzia semplicemente in due articoli di legge, che con l'obiettivo di far sì che il territorio italiano sia privo di sostanzialmente, ve lo leggo, il territorio della Repubblica Italiana, ivi compresi lo spazio aereo, il sottosuolo, le acque, è ufficialmente dichiarato zona libera da armi nucleari, per cui chi vuole firmare questa proposta di legge vi è la possibilità di farlo. La domanda che le faccio è questa: non vorrei essere così, mi perdonerete, però mi ha sorpreso, proprio perché noi abbiamo deciso di intitolare la nostra scuola a una figura di un giovane partigiano che è stato fucilato a 19 anni e il quale scrisse un suo testamento spirituale nel quale centralizzò la politica, tant'è che proprio anche lo stesso presidente Napolitano nel suo primo discorso citò questa lettera nella quale disse: la politica è una cosa che riguarda noi tutti, la cosa pubblica è noi stessi, e ci hanno insegnato per 20 anni a far sì che a pensare che la politica fosse un'arte o qualcosa di semplici professionisti. La cosa, ritorniamo ai giorni nostri, anche se questi discorsi ci lasciano sperare anche in qualcosa di più profondo. Perché secondo lei che è anche figlio di una figura simbolo della resistenza italiana, Nuto Revelli, come mai il Partito Democratico, cioè la scelta di non inserire nello statuto il riferimento alla resistenza, è una scelta voluta, una dimenticanza, oppure si inserisce proprio in questo, tanto non mi candideranno sicuramente al Parlamento, per cui lo posso dire con tranquillità, si inserisce all'interno di questo percorso di crisi anche culturale della politica? È duro questa constatazione. Io credo che sia una negligenza, ma una negligenza molto conforme a quello che è il corso delle cose, nel quale da parte di questa classe politica, che non è una nuova classe politica, è la vecchia classe politica, la rincorsa a fuggire da se stessa, a liberarsi della propria storia e del proprio passato come di una zavorra, come di qualcosa che impedisce una spregiudicata occasionalità nel presente, per salvare se stessa come oligarchia rispetto a quelle che sono le logiche complessive del momento attuale.
la resistenza, così come molti pezzi della nostra storia novecentesca, costituisce dei punti di aggancio e dei nodi di possibile resistenza contro il corso presente del mondo. Soprattutto si continua a rimandare un'immagine di protagonismo di massa dal basso, è quello che emerge dalle lettere dei condannati a morte, da quella frase bellissima. Non dite di non volerne più sapere, perché tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere, no? Questa tenace, profonda difesa di un protagonismo pubblico, di una non resa all'individualismo e al rinchiudersi nel privato, che è un punto di resistenza nel senso non solo storico del termine, ma esistenziale al corso delle cose oggi. Il fatto che venga rimosso è abbastanza indicativo di quello che ci aspetta. Prima evocato il problema della povertà in Italia, è un tema che mi stimola molto, perché mi è capitato in questo periodo di dover presiedere la commissione, la cosiddetta commissione povertà, che è la commissione di indagine sull'esclusione sociale, è una commissione ministeriale del Ministero della Solidarietà Sociale, che ha il compito di annualmente, prima era la Chiara Saraceno, prima era Carniti e è un trentennio che la Commissione Povertà monitorizza la situazione sociale del Paese col compito di stilare ogni anno, prima della formulazione del DPEF, del documento di programmazione economica e finanziaria che viene formulato a luglio, di far avere al Parlamento e al Governo il rapporto sullo stato sociale del Paese. E lo stato sociale del Paese, abbiamo incominciato a raccogliere i dati per il 2007 e il 2008, nel 2007 la Commissione non aveva operato, e le condizioni sociali del Paese sono davvero preoccupanti. Il dato che veniva citato prima, 3.900.000 famiglie in condizione di povertà relativa, sotto la soglia della povertà relativa, 7.500.000 di persone. La soglia di povertà relativa è di 970 euro al mese per una famiglia di due persone, quindi è una soglia molto bassa, significa 480 euro a testa al mese, sono 7.500.000 le persone in questa condizione, sono 3 milioni le persone al di sotto della soglia di povertà assoluta. Soglia di povertà assoluta vuol dire con meno di 530 euro al mese per due persone, 265 euro a testa per vivere un mese. E soprattutto sono preoccupanti i trend, le tendenze, quelle famiglie che tecnicamente si collocano al di sopra della soglia di povertà relativa, con redditi di 1.200, 1.300, 1.500, 1.800 euro mensili, ma che già si sono mangiate il futuro, perché col mutuo per la casa, oppure con quel fenomeno in rapidissima crescita in Italia che è il credito al consumo, che è un vero incentivo a fare il passo più lungo della gamba, in qualche modo, che appare come una ciambella di salvataggio alla famiglia che non riesce l'ultima settimana a far quadrare il bilancio e quindi può accedere al credito, ma che poi si ritrova il pignoramento, si ritrova lo stipendio bloccato, le banche non perdonano da questo punto di vista. Noi stiamo assistendo veramente a un processo di impoverimento
del ceto medio anche, non più solo degli strati del lavoro dipendente, ma anche di un pezzo di ceto medio. La cosa che più impressiona, prima veniva citato l'Eurispes, che vabbè, dà sempre delle percentuali molto alte, ma queste sono confermate anche da ricerche incrociate. Quello che impressiona è il rapporto tra povertà relativa oggettiva e povertà soggettiva. La povertà oggettiva è quella certificata dai numeri, dai dati, dal reddito, dal potere d'acquisto. La povertà soggettiva è la percezione che le persone hanno della loro condizione. Se le persone, quale che sia il loro reddito o quale che sia il loro potere d'acquisto, si considerano povere oppure no. Ebbene, abbiamo visto i trend, le tendenze negli ultimi 5 anni. Tra il 2003 e il 2005 c'è stata un'impennata spaventosa della povertà soggettiva, cioè delle persone che ritengono che il loro reddito non gli permetta di vivere una vita decente, e sono passate dal 30% a percentuali che oscillano tra il 50 e il 60%, il che significa che in questo paese c'è una metà della popolazione che si ritiene, a ragione o a torto, si ritiene povera, ritiene che ciò che percepisce e ciò che ha, le risorse che ha a disposizione, non le permettono di vivere una vita decente, non la vita che desidererebbero in astratto, ma una vita che ritengono non si può permettere le vacanze, non può affrontare una spesa eccezionale di 600 euro nel corso dell'anno, se non può permettersi le cure mediche specialistiche se un membro della famiglia si ammalasse seriamente, e così via, e così via, così via, che vive nella incertezza e nella insicurezza e nella paura, che poi vengono utilizzate politicamente per spostare il terreno dalle ragioni materiali a invece la paura del migrante, la paura del rom, la paura del lavavetri, la paura del mendicante e così via, come dire, che alimenta uno stato d'animo di rancore sociale e di aggressività sociale che vanno crescendo. Ecco, questi io credo dovrebbero essere i temi su cui una campagna elettorale seria dovrebbe misurarsi, e tuttavia io non ho trovato un brandello di immagine di società nel dibattito politico degli ultimi mesi. Grandi tecnicismi sulla legge elettorale, come se gli italiani fossero ossessionati dal problema del sistema elettorale, nulla sulla società. E anche questo io credo è un'indicazione dell'impasse nel quale si trova la politica, se non vogliamo proprio parlare di crisi o di fine della politica, ma di smarrimento della politica, di cui appunto, ripeto, l'opacità e l'appannamento della coppia destra-sinistra è una conseguenza, non è la causa. Quello che oggi non funziona, ma non solo in Italia, nel nostro mondo, è l'idea che attraverso la politica possano essere affrontate le grandi sfide a cui siamo di fronte. Mancando questa idea ci si arrende all'esistente. Però l'esistente è drammatico, perché appunto all'interno c'è la situazione sociale, all'esterno c'è il conflitto e il degrado ambientale. Sono le grandi sfide di cui nessuno parla. Grazie. Ci sono altre domande prima di terminare la serata? Prego, signora. Grazie.
No, è una domanda, un'osservazione, un intervento molto importante. Io credo che ci sia un insieme di concause per spiegare questa dimensione che, ripeto, è psicologica, appunto, mentre la povertà oggettiva ha degli indicatori materiali dietro, quindi ha una sua dimensione. Questo riguarda le aspettative delle persone, il loro atteggiamento soggettivo, personale, in cui si incrociano varie dimensioni. Uno è il fatto che una parte consistente della popolazione non può più permettersi quello che prima si poteva permettere, e questa è una fascia piuttosto ampia. Il tipo di vacanze che ci si poteva permettere alla fine degli anni 90 non è più accessibile oggi. Il tipo di consumo non essenziale, il ristorante tre o quattro volte al mese, l'uscita fuori di casa da parte di uno strato di persone che appartenevano al ceto medio, lavoratori dipendenti del ceto medio, e questo dà una sensazione di paura e di impoverimento, la sensazione che non si va, dopo che per più di mezzo secolo si erano andati sempre avanti, si era saliti, di colpo la sensazione che si scende, che non ci si può più permettere quello che due anni fa, che tre anni fa, che cinque anni fa ci si poteva permettere come norma nella propria vita. Anche l'acquisto della casa, per certi versi, che è determinato in buona misura dall'euro, che ha penalizzato tutto il reddito fisso, che ha determinato un'impennata dei prezzi degli immobili e di certi beni e così via. La seconda ragione è quella che diceva lei, che c'è uno squilibrio crescente tra le possibilità di vita delle persone, quello che è a portata di mano e che non necessariamente è un livello di vita da poveri, e quello che viene presentato dal grande racconto sociale come indispensabile per una buona vita, nel quale ci sta la macchina cambiata ogni anno, il profumo, l'abito griffato, la borsa griffata, il super telefonino da cambiare ogni sei mesi, che nasconde peraltro dietro di sé il passaggio di baricentro della nostra società dal ruolo di produttore al ruolo di consumatore. Nel capitalismo post-fordista, chiamiamo così, attuale, non è importante il ruolo di prodotto, chi produce, è importante il livello di consumo, perché lo ripetono tutti, ci fanno anche sulle pubblicità, è l'aumento del consumo il motore che fa crescere il PIL, che fa aumentare il benessere generale e così via. Non sono i produttori ma sono i consumatori, e se tu non sei un consumatore adeguato a quello che ti si chiede, puoi essere il produttore migliore possibile, ma come consumatore sei scarso, sei debole, non hai riconoscimento sociale. E c'è questa immagine generale della società, appunto, basata sul motore dei consumi, che fa percepire costantemente la propria inadeguatezza rispetto al tipo di vita che viene proposto. Terzo è l'incentivo a rinunciare al risparmio, questo cambiamento di valori, per cui fino a un paio di decenni fa virtuoso era chi risparmiava e vizioso era colui che lo spendaccione, oggi è esattamente il contrario, virtuoso è chi si indebita e vizioso è chi non mette sul mercato tutto quello che ha, in qualche modo, che significa anche non lavorare per il futuro, significa anche una vita che si misura sempre ed esclusivamente sul presente. Tutto questo insieme, con in aggiunta un cattivo funzionamento dei servizi, perché i servizi che funzionino bene in qualche misura servono a ridurre l'ansia e la paura dell'insufficienza delle proprie risorse. Il cattivo funzionamento dei nostri servizi, soprattutto per quello che riguarda gli anziani
e coloro che non sono autosufficienti, coloro che o attualmente o in futuro temono di dover dipendere da altri, tutto questo crea una situazione, una sensazione di paura del futuro e di paura di insufficienza della propria condizione che produce la povertà soggettiva. Possiamo aggiungere anche il fatto che i segmenti di società che sono più colpiti da questo meccanismo sono settori poco visibili, gli anziani per esempio, gli anziani che non si vedono nei multisala, che non arrivano ai supermercati perché magari non guidano la macchina, i supermercati sono raggiungibili solo con la macchina, che vivono comprandosi il mezzo litro di latte nel residuo di latteria che è sopravvissuta nel loro quartiere, questi sono fuori dallo scenario sociale. Dall'altra parte abbiamo i giovani che sono di fatto poveri, ma che vivono coi cuscinetti di grasso garantiti dalla generazione di mezzo, che continua in qualche modo a godere di qualche garanzia del passato, ma che sono cuscinetti di grasso destinati a assottigliarsi. Tutto questo disegna una situazione piuttosto terremotata, insomma posiamo i piedi su un terreno fragile della nostra società. Nell'educare a una forma di consumo diverso, esattamente, sì. Anche perché lo si può fare come discorso etico, se vogliamo, il partito che si presentasse con un programma di questo tipo rischierebbe un naufragio. E anche qui ci sono alcune contraddizioni della democrazia, appunto. La democrazia funziona molto bene per redistribuire risorse crescenti, diventa problematica quando bisogna ridurre i livelli di consumo, anche quando la riduzione non significa impoverimento, significa semplicemente uno stile di vita diverso e una ricerca di gratificazioni su altri terreni rispetto a quelli del consumo di merci. Sì, esatto. Grazie. C'è questo elemento anche culturale, in questo anche la destra ha vinto, perché i suoi valori sono quelli che dominano la società. Poi non è detto che la sinistra sia sparita dal mondo, perché in America il professor Reich, che è stato ministro del lavoro di Clinton fino all'ultimo, che è uno di quelli che ha stilato il programma del Partito Democratico, ha scritto che bisogna fare una tassazione più progressiva e avere dei sindacati più forti, una cosa che in Italia non si attenta a dire neanche Bertinotti, non dice sindacati più forti, perché non sarebbe, non è che sia poi la cosa. Questo quadro che lei ha descritto va molto bene per l'Europa, poi bisogna allargare un po' lo sguardo a quello che succede da altre parti, perché in Sud America la presidente argentina ha vinto con lo slogan voglio per i vostri figli e i figli dei vostri figli non sappiano cosa sia il Fondo Monetario Internazionale. Sì, anche perché loro il Fondo Monetario Internazionale li ha. Certo. C'era la signora, certo. Anche. Mi ricollego a quella frase che hai detto, se si utilizza il linguaggio della verità forse non si prendono i voti. E invece io penso che abbiamo tanto bisogno di questo linguaggio della verità e che
gente comincia proprio a pretenda, cioè non si porta più il teatrino lì, i linguaggi dell'oligarchia, lei l'ha descritto benissimo, l'ho seguito molto bene, non interessa tutta la sua analisi, ed è così. Però io ho più fiducia in un rifiuto che sta montando, che non è l'altro, ma in un rifiuto proprio di questa mancanza di linguaggio della verità. Nuove schiavitù che noi ci vediamo in giro. Allora io non credo di impegnarmi solo, cioè i giovani che fanno il lavoro precario, a fianco di me che ero una lavoratrice fino a 2 mesi fa dipendente garantita, io l'ho vissuta come una nuova schiavitù. Certo, forse è un linguaggio esagerato, però anche questi migranti che vengono, le donne che si prostituiscono nelle strade, ma anche le badanti, anche gli uomini che lavorano nei lavori peggiori o quelli che vengono schiavizzati nelle campagne anche qui da noi, non solo nel sud, per me sono in Olanda. Io ho fiducia che a un certo punto si ribelleranno come si cominciano a ribellare gli operai cinesi, lo sento dire. Le volevo fare una domanda, diciamo. Una delle tante cose che mi inquietano, perché non so e non capisco niente di quello che sta accadendo. Una delle cose che mi inquietano in questo momento, perché non ci hanno ben detto, no? È la prima volta che abbiamo però non mi è chiaro. Una delle cose che mi inquietano di più, a parte il discorso sulla resistenza, che non è stata una mia latta, se è vero non mi porterò mai più, c'è questo discorso della non rimediato, diciamo. Abbiamo fatto un referendum difficilissimo, abbiamo ribadito che quella è la nostra posizione, quella del 48, prendiamo anche il sessantennale. Perché Veltroni va in giro a dire che quel prossimo vorrebbe fare una costituente? Io non so questo crocchio. Cosa vogliono cambiare di questa costituzione? Perché non è che io sia una nostalgia, io sono nata l'anno della costituzione. Voglio dire, sono nata dopo, me la sono trovata, non è applicata come tante altre leggi, perché non l'applicano, non la migliorano, ma i fondamentali non li devono fare. Qui stanno parlando di cambiare i fondamentali, perché vogliono cambiare, le chiedo a lei, se anche lei ha questa percezione, che vogliono cambiare i fondamentali. Ma questo discorso della Costituzione è un discorso importante, bisognerebbe fare un incontro specificamente su quello. La Costituzione nostra è il prodotto di un momento alto della nostra vita politica, forse del più alto momento del Novecento. E in questo senso è a sua volta un nodo di resistenza rispetto alla resa, all'esistente che sta prevalendo. Quella Costituzione era davvero il documento dell'altra Italia, nel momento in cui era emerso con estrema chiarezza dentro una catastrofe nazionale il naufragio dell'Italia ufficiale, dell'Italia che aveva prodotto il fascismo, dell'Italia che si era sottomessa massicciamente al fascismo e così. Quindi era il prodotto di una classe politica d'eccezione che si era formata in un momento forte. Nel momento in cui ci si arrende all'esistente, indubbio che questa Costituzione diventa un impaccio, no? O rischia di diventare un impaccio. Quale aspetto verrà probabilmente modificato da quello che si capisce? Non tanto i primi articoli, quelli della parte relativa ai diritti fondamentali, quali sono peraltro stati già ampiamente violati, compreso l'articolo 11 sul ripudio della guerra da parte dell'Italia. Con molta probabilità verrà modificata invece la seconda parte della Costituzione relativa ai rapporti tra i diversi
le diverse istituzioni dello Stato, e verrà probabilmente modificata scardinando quel virtuosissimo, a mio avviso, impianto da democrazia parlamentare che i costituenti. Il dibattito di stasera apre all'interno comunque della scuola di etica politica un focus sul tema della legalità, sul tema della giustizia, che diciamo nel corso degli anni hanno acquisito e forse hanno modificato il loro senso comune, sia nella politica che in altri settori della società. E prima stavo, insomma, parlando con i nostri ospiti